Com'è stata l'esperienza di oggi? Qual è stata l'affluenza, diciamo, del pubblico a questa esposizione di macchine e di quali macchine si tratta? Parlaci un pochettino di tutto. Niente, oggi ringraziamo innanzitutto gli organizzatori della Festa Nazionale dello Sport di Reggio Calabria che hanno voluto fortemente, ancora per il secondo anno consecutivo, averci qui sul lungomare con le nostre macchinine. Dopo il grande successo del 6 maggio, con 235 macchine che hanno sfilato sul chilometro più bello d'Italia, oggi ci siamo riproposti ancora una volta qui sul lungomare. Tanta gente, tante belle macchine, iniziando da questa, che è una 500 trasformata in cabrio, è un bellissimo esemplare assieme a un MG che vedete alle mie spalle e a tante altre macchine del Fiat 500 e tanti altri, diciamo, fanno da cornice in questa bellissima manifestazione. Non ho parole, grande, grande affluenza di pubblico, noi ci prolungheremo fino alle ore 20, per cui siamo qui, aspettiamo ancora tante altre macchine che devono arrivare dalla provincia di Reggio Calabria per esporre qua sul lungomare e poi diciamo stasera ci sarà una conclusione con tante foto di gruppo e ringraziando gli organizzatori per questa bellissima manifestazione. Vanno i complimenti a tutti quelli che stiamo e stanno organizzando manifestazioni sul lungomare di Reggio Calabria perché la nostra città merita tanto e veramente io sono orgoglioso perché queste manifestazioni arricchiscono la nostra città di questi grandi eventi che veramente questa città, questo lungomare merita tanto.